Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Siamo in live streaming sia su Facebook che su YouTube. Mercoledì 31 marzo alle 18:30, perfetto orario, siamo puntualissimi. Allora, io sono Marco Vincitore, psicologo, psicoterapeuta. Vi do un benvenuto caloroso in questo webinar dal titolo Facebook, comunicazione professionale e limiti legali online. Quindi si parlerà del famosissimo social network e anche, insomma, appunto, in tutte le sue sfaccettature, sia da un punto di vista della comunicazione, quindi del marketing, web marketing, e sia da un punto di vista ovviamente legale. Allora, qui con me questo pomeriggio ho il piacere e l'onore di avere due illustri relatori, nonché amici, il collega Rocco Chizzoniti, psicologo, psicoterapeuta. Buonasera, Rocco. Buonasera a tutti, grazie mille dell'invito. E l'altro relatore per la prima volta in un webinar qui con noi è l'avvocato Steve Chizzoniti del Foro di Reggio Calabria. Buonasera, Steve. Salve, buonasera a tutti, sono lieto di aver colto il vostro invito e spero di poter essere utile. Sì, assolutamente sì, perché ovviamente, come dicevo prima, quando si parla di social network, ovviamente non è solo comunicazione. Ma è anche saper comunicare anche rispettando le norme sostanzialmente. E purtroppo, come vedremo a breve, molto spesso, insomma, queste norme vengono non proprio rispettate. Allora, domanda, io partirei da Rocco, esperto di comunicazione. Com'è che si riesce a comunicare? Com'è che si comunica su Facebook in modo efficace, ovviamente da un punto di vista soprattutto professionale? Prima di tutto, l'uso di Facebook deve essere di tipo professionale perché? Perché non bisogna confonderlo col piano personale, che è il primo errore che fanno tutti. Cercano di fare un tipo di comunicazione che dal punto di vista professionale ha poco e niente e quindi sconfinano sull'ambito, sull'alveo personale. Di conseguenza, se noi andiamo proprio in soldoni a vedere già le immagini di profilo, la copertina, i contenuti, la cosa più importante di tutte, sono di stampo personale, non hanno una comunicazione proprio a livello di copywriting, quindi di scrittura di tipo professionale, non riescono a parlare bene al proprio target e soprattutto un'altra cosa molto importante della piattaforma Facebook, che è una piattaforma che ormai è diventata multicanale, è molto più complessa di quello che sembra perché Facebook sappiamo bene che ormai è stracollegata con il sistema chat chiamato Messenger, è collegata con WhatsApp perché sappiamo che Facebook ha comprato WhatsApp ed è collegata con Instagram, quindi è tutto un grande sistema collegato fra di loro e di conseguenza l'errore che tu fai su Facebook sicuramente poi te lo porti su WhatsApp, te lo porti su Instagram, soprattutto quando si fa il cross-posting, perché spesso le persone che fanno collegano le piattaforme, una cosa la pubblica in un modo e finirà allo stesso modo dappertutto. Così come useremo le chat di WhatsApp e le spariamo su Facebook e vi dicendo. In che modo si comunica quindi a livello professionale? Come ne parlavamo anche già tempo fa, io prima di tutto devo un attimo identificare chi sono le persone alle quali sto parlando e quindi devo parlare come psicologo o come psicoterapeuta e viceversa, a seconda delle mie specializzazioni. Quindi devo far capire alle persone chi sono, di che cosa voglio parlare e come io voglio risolvere i loro problemi. Quindi quando io metto la foto del cane o dei gattini, in teoria lo puoi anche mettere, però se sei uno che si occupa appunto di assistenza con gli animali. Se sei uno psicologo che ti occupi di pet therapy lo puoi fare, ma se sei uno psicologo che non ti occupi di pet therapy, vuoi fare vedere il tuo pastore tedesco, cioè, o devi avere una grande fantasia argomentativa a livello psicologico per poterlo fare, altrimenti è meglio evitare. Di conseguenza, uno psicologo deve essere molto molto attento a quello che fa. Uno dei più grandi esempi che viene fatto per fare capire la pertinenza dei contenuti sono le cosiddette giornate mondiali. Ormai siamo in base, ogni giorno c'è una giornata mondiale. Giornata mondiale della bistecca, giornata mondiale della disabilità, giornata mondiale del cuscino, giornata mondiale della parità di genere e via dicendo. Sono tutte cose importanti. Quando noi facciamo un piano editoriale è chiaro che dobbiamo saperlo fare. Spesso le persone a livello di comunicazione, a livello professionale, che fanno? Sparano alla qualunque. Oggi è la giornata del tostapane, io faccio il post del tostapane come psicologo. Invece non dovremmo farlo, noi dobbiamo essere sempre attenti a comunicare qualcosa che è pertinente a noi. Quindi se io sono un professionista, sono psicologo, posso fare il post sulla disabilità. Devo stare attento a ciò di cui parlo. Devo sapere le persone che cosa vogliono da me, se quell'argomento è pertinente alla loro richiesta, al loro bisogno. Quindi se io sono un professionista, devo offrire una soluzione a un problema. Quindi
Altrimenti perché una persona dovrebbe cercarmi su Facebook o seguire un mio canale, seguire un mio blog, seguire un mio webinar, un video, anche seguire questa diretta? Sicuramente abbiamo un bel pubblico di psicologi che vogliono capire come comunicare meglio a livello professionale e soprattutto capire quali sono i limiti legali. A livello di limiti legali sappiamo, io anticiperò qualcosa, poi abbiamo l'avvocato che ci spiega meglio, che noi come psicologi la prima cosa che io vedo è una bella violazione di copyright, perché gli psicologi hanno questo vizio, ma un po' tutti i professionisti, ma credo non solo gli psicologi, tutte le persone che non hanno dimestichezza, diciamo, con le piattaforme online, o comunque pensano che il diritto quasi quasi si sospenda, che cosa fanno giustamente? Acchiappano le immagini su Google, prendono i contenuti di altre persone e ci appiccicano il proprio logo. Spesso viene fatto anche con i loghi ordinistici, c'è un piccolo abuso da questo punto di vista, e bisogna correre ripari da questo punto di vista, perché le persone devono stare attente a non fare questo tipo di violazioni, perché qualcuno le può contestare prima o poi. Bisogna sempre stare attenti a stare nei limiti legali, e soprattutto è cosa buona e giusta, è una buona prassi sentire anche un avvocato prima di fare qualsiasi passo. Tant'è vero che nella comunicazione professionale oggi, con l'avvento del GDPR e di tante normative privacy, noi dobbiamo stare attenti tanto su Facebook quanto nel proprio sito professionale, nel sito personale, in qualsiasi campo in realtà. Di conseguenza, se noi vogliamo fare una buona comunicazione professionale, dobbiamo cominciare a dare un'immagine coerente. Un'immagine coerente, che significa che io devo comunicare sempre e comunque il mio essere psicologo, e le soluzioni che io voglio dare, il tipo di ambito di cui mi occupo, la cosa più importante, la nicchia di cui mi occupo, in modo tale che io sia sempre riconoscibile, anche perché se io riesco a parlare un po' sempre degli stessi argomenti in tante sfaccettature, a 360 gradi, iperspecializzandosi, perché più ci specializziamo e più siamo competenti in materia, la gente ci riconosce meglio. Quindi quando noi facciamo un minestrone anche di tipo professionale, la persona ci può vedere un po' come un tuttologo. Noi possiamo specializzarci anche più aree, ma senza esagerare. Quindi da questo punto di vista direi che è la prima infarinatura necessaria per un professionista, che sia uno psicologo o chiunque altro. Benissimo, benissimo. Tantissimi spunti. Steve, quali sono i rischi legali? E poi una domanda, no, che prende spunto dall'introduzione di Rocco. Ha senso di parlare di privacy sui social network, soprattutto su Facebook? Perché mi viene in mente, insomma, dov'è questa privacy, e soprattutto anche rispetto al copyright? Cioè, ha senso di parlare ormai di copyright, di privacy, quando magari appunto uno si prende una foto da Google, la mette su Facebook, la fa sua, e poi magari su quella foto ci mette il logo? Cioè, veramente, insomma, sono, mentre prima credo, fino a, che ne so, 10, 15 anni fa, 20 anni fa, forse, insomma, si potevano fare ancora cause, non so, sul copyright, sulla violazione, ma adesso, veramente, che senso ha? Io immagino un giudice, no, che veramente dovrebbe essere subissato un tribunale di cause per violazione di privacy, di copyright, non lo so, il tuo punto di vista su questo. Sì, riuscito a sentirmi? Sì, sì, sì. Ok, perfetto. Allora, guarda, il problema con internet in generale, non soltanto con i siti dei social network, il problema di internet in generale è che per molte persone, per fortuna questa cosa sta cambiando, però per molte persone internet dovrebbe rappresentare una sorta di terra di nessuno. Cioè, su internet si può fare qualsiasi cosa. Non si capisce perché, da quale sarebbe la logica, quale sarebbe il punto di diritto, anche soltanto di ispirazione divina, secondo il quale su internet non so perché ci dovrebbe essere questa libertà assoluta. Cioè, quello che tu non puoi fare nella vita reale, che è la vita reale, poi su internet, che è un non luogo, perché comunque poi alla fine contano le azioni, e sono quelle che vengono punite, che poi hanno una rilevanza da un punto di vista legale, quindi da un punto di vista giuridico, e parliamo sia da un punto di vista civile, penale e anche amministrativo, perché quando parliamo di privacy parliamo prima di tutto di diritto amministrativo, soprattutto. Ora, detto questo, bisogna partire dal presupposto che quando si è collegati su internet, quindi quando si interagisce su un social network, valgono esattamente le stesse regole della vita reale. Quindi dovete pensare come ti comporti al di fuori del social network, quindi quando interagisci con le persone in presenza, la stessa cosa deve avvenire su social network, anche quando soltanto si chatta. Si usa WhatsApp e quant'altro, perché tutto quello che può essere integrato al di fuori del social network, quindi, ripeto, nella vita vera, può avvenire anche su social network, può avvenire su internet. Cioè, per esempio, io posso commettere un reato anche semplicemente mandando un'email,
prima si potevano mandare, commettere reati mandando la posta cartacea, poi hanno inventato internet, quindi la posta elettronica, e ciò che proveniva da quel mondo è stato trasferito in quest'altro nuovo mondo, questo mondo digitale. Quindi le regole sono sempre le stesse, anzi, bisogna dire che c'è un po' di pigrizia da parte del legislatore, che non è che è andato a predisporre delle legislazioni ad hoc per internet. Sì, c'è qualcosa, però più in generale il legislatore non ha fatto granché. Quindi questo che significa? Che tutte le leggi che disciplinano i vari aspetti della nostra vita si applicano anche a internet, esattamente così come erano. Per esempio, il fatto della diffamazione. Ora, la diffamazione è un reato e incontra un aggravamento delle pene previste e anche un cambio della competenza che passa dal giudice di pace al tribunale, quindi diventa una cosa più seria, nel momento in cui la diffamazione viene commessa a mezzo stampa. Quindi, per esempio, se io insulto, denigro, comprometto l'onore di qualcuno, per esempio, in un'intervista in televisione, oppure scrivendo un articolo e così via. Ora, questa disciplina si applica interamente anche a mezzo internet. Quindi, se per esempio adesso che siamo su un webinar, io dovessi insultare qualcuno, un insulto gratuito, quindi senza quindi che trascende il diritto di critica, che è sempre sacrosanto, io commetterei il reato di diffamazione aggravata, perché questo mezzo va equiparato, per esempio, alla televisione, o a un giornale, o a quant'altro. E quindi, voglio dire, torniamo al punto di partenza. Quindi quello che avviene nel mondo reale viene confermato, e a maggior ragione avviene nel mondo di internet, perché adesso siamo tutti social, siamo tutti connessi. Quindi, di conseguenza, dobbiamo stare molto attenti, anche perché un conto è, come dire, avere l'opportunità di commettere, anche senza volere, perché si può sbagliare, ma di commettere queste azioni quando si è intervistati in televisione o un articolo, che sono piccole occasioni, non è che capitano tutti i giorni, però invece su internet noi ci siamo tutti i giorni, sui social ci siamo tutti i giorni, e quindi la gente si abitua. Poi adesso ci sono i ragazzini che già in tenera età crescono su questi social, e quindi per loro diventa normale, quindi non si rendono conto che ci sono dei limiti, ci devono essere dei limiti, e che le azioni hanno conseguenze. E questo vale tanto per i ragazzi, ma vale, sì, anche per i grandi, voglio dire, gli adulti non hanno scusa. Sì, perché mi veniva in mente, cioè, tranne magari rari casi, a chi verrebbe in mente di insultare, ad esempio, un ministro, no? Di persona, in una, che ne so, in una platea, durante un convegno, durante una conferenza stampa, o una ministra, peggio ancora. E allora, invece, sì, su Facebook basta che una ministra, un ex ministro, un parlamentare, soprattutto donna, mette un Facebook, un post su Facebook, migliaia di commenti, centinaia di migliaia di commenti, tra cui insulti, ma proprio roba pesante. Dico, esatto, ma come proprio ai commenti volevo arrivare. Anche per esempio, se tu vai sul sito del Corriere della Sera, sotto le notizie c'è oppure un commenti. Anche la gente si mette a scrivere, la gente pensa che può fare qualsiasi cosa. Siccome c'è il forum, no? Mi mettono loro a disposizione la possibilità di commentare, allora posso scrivere qualsiasi cosa. No, nel momento in cui tu scrivi il commento, e se scrivi qualcosa di denigratorio, diventa diffamazione. Cioè, certo, non si scappa. E oltre al fatto che bisogna anche stare attenti, perché un conto è se io commetto una diffamazione nel metodo classico. Per esempio, io sono in un gruppo, con un gruppo di amici, anche non amici, conoscenti o estranei, facciamo per esempio 10 persone, e incomincio a parlare male di Marco Vincitore. Questa è la diffamazione normale, non aggravata. Però voglio dire, se l'interessato, se tu mi denunci per diffamazione, poi tu e la pubblica accusa dovete dimostrare quello che è successo, cioè che io vi ho denigrato, e quindi dovete convincere i testimoni a parlare, ma oppure tanto bisogna vedere se i testimoni si ricordano. Certo, certo. Voi siete psicologi, c'è tutta una cosa particolare sulla psicologia della testimonianza, qua là bisogna vedere se uno è attendibile oppure no. Ma sui social questo discorso non esiste. Su internet la prova, questo discorso non esiste, perché resta tutto lì. Resta tutto lì. Poi sì, c'è un discorso per quanto riguarda la prova digitale, che gli screenshot non andrebbero bene, bisogna che tutto venga acquisito in un certo modo, perché ci deve essere un soggetto terzo che garantisce che quello è lo screenshot reale, quindi preso a una certa ora da un certo server e così via. Però i giudici in genere sono molto diciamo elastici, e quindi siccome è una cosa nuova, nel momento in cui gli porti lo screenshot e la pagina e il commento, oppure anche
la stampa dello screenshot di WhatsApp, li tengono in considerazione. Poi chiaro, sarà l'altra parte che dovrà dire no, quello è falso, è stato manipolato. Però in genere i giudici, come dire, vengono incontro e quindi le prendono queste prove, le tengono in considerazione. Certo. E quindi attenzione a tutto quello che si scrive in qualsiasi sede. Certo. Rocco, c'è un po' questa tendenza di commissione, di mischiare un po', ovviamente insomma stiamo parlando sempre di comunicazione sui social network, su Facebook, del pubblico e privato, no? Cioè si fa, cioè anche del professionale, c'è cioè la mia vita professionale con quella privata, non si sa più qual è il confine, perché io magari ho un profilo pubblico dove inserisco roba professionale, però poi inserisco anche roba no privata, che ne so, la mia famiglia, i figli, ecco, poi sui minori magari possiamo, tra un attimo possiamo pure affrontare pure quest'altro argomento. Cioè un po' questo è anche un altro errore della comunicazione, no? Cioè, nel senso che comunque non è proprio l'ideale come forma di comunicazione efficace. Manca un po' di quella che si chiama educazione digitale. Ormai le persone, appunto come diceva l'avvocato Vizzuniti, pensano che Facebook sia questa terra di nessuno, anzi mi viene un po' di fare una battuta, una terra di mezzo, quindi tipo Signore degli Anelli, un fantasy, perché internet è diventato un fantasy dove io posso essere libero di fare quello che mi pare, quindi vediamo gli orchi, vediamo gli elfi, facciamo quello che ci interessa, perché tanto ognuno scrive la sua storia. E la cosa divertente appunto è questa commissione fra privato e personale, perché le persone non riescono a distinguere i canali, non sanno che il profilo personale andrebbe usato solo come profilo personale. Se tu lo vuoi tarare a livello professionale deve appunto avere altre regole, che sono quelle che tu dovresti mutuare dalle pagine professionali, ma la gente già ha difficoltà a distinguere pagina, profilo e poi c'è pure il gruppo. Diciamo la pagina, correggimi se sbaglio, è quella classica dove c'è il tasto mi piace. Esattamente. Invece il profilo personale è quello dove c'è aggiungi amico, insomma aggiungi esatto, agli amici. Esatto, tra l'altro sempre in ottica di educazione digitale bisogna anche sapere che a breve Facebook cancellerà il mi piace dalle pagine, perché sono le cosiddette vanity metrics, queste metriche di vanità che non servono assolutamente a nulla, perché se un pubblico caldo te ne puoi fregare se hai 1000 followers, 1000 mi piace o 2000 mi piace, quindi lasceranno soltanto i followers in realtà, senza che debbano mettere il mi piace. Questo anche per agevolare un po' le aziende e per monetizzare in maniera... In verità credo che sia già cambiato, ad esempio la mia pagina... Ancora c'è, sì. Sai come fa Facebook? A seconda dell'algoritmo alcune già le aggiorna, alcune sì, no. Sì. Molte pagine ancora no, e all'inizio perché lo stanno testando. E invece appunto il profilo è diverso, funziona con le amicizie, c'è il blocco fino a 5.000 persone, e quindi in teoria a livello professionale ti conviene più usare la pagina, perché non ha limiti da questo punto di vista. È chiaro che ha un limite di interazione, ed è anche vero che Facebook lavora per monetizzare sulle pagine in maniera tale che tu usi la pagina per fare le sponsorizzazioni, cosa che non puoi fare col profilo personale, però è anche vero che è molto più facile vedere nei feed, nelle notizie di Facebook, le notizie personali piuttosto che professionali. Tutto questo, per chi non conosce il meccanismo, genera una grande confusione. Quindi io so che la pagina Facebook, sì, la posso usare a livello professionale, però oggettivamente la gente la vede poco. Quindi io uso il profilo personale. È normale questo, uno se ne accorge anche senza conoscere l'algoritmo, che quando pubblico sul mio profilo personale la gente lo vede di più. Però che cosa fai a livello etico e deontologico? Ti metti amici i tuoi clienti? O i tuoi potenziali clienti? Io non accetto mai amicizie dai miei clienti, infatti, perché con tutto che il mio profilo personale io l'ho orientato più a livello business, quindi lo potrei anche fare, ma non lo ritengo opportuno, perché non mi piace questo contatto così diretto, e anche perché poi sappiamo che possono esserci meccanismi di collusione e via dicendo, e quindi uno deve essere sempre attento a scindere. Anzi, questo ora mi dà l'assist per parlare del fatto che noi confondiamo il privato professionale, cioè quando io ho un rapporto epistolare, anzi diciamo via web, via WhatsApp, via chat, spesso noi, sapendo che le recensioni, sapendo che la riprova sociale, il fatto che ci sia qualcuno che parla bene di me, sia una cosa positiva, che faccio? Io la sparo. Ora, questa è una cosa che fanno tanto su Facebook, ma soprattutto su Instagram, che noi vediamo una marea di persone, ma di qualsiasi tipo di attività professionale, che sparano le chat. Ah, il cliente mi ha detto quanto sono stato bravo, quanto sono stata brava, è contentissima delle cose, quella, e fanno lo screenshot, lo mostrano.
almeno bisognerebbe sapere che la legge dice, tanto per cominciare devi chiedere il permesso, punto primo. Punto secondo, dovesse comunque oscurare il nome, dovesse oscurare la foto, dovesse oscurare tutti quei piccoli dettagli che sono riconducibili a quelle persone che quindi la rendono riconoscibile. In ogni caso sarebbe meglio evitare a prescindere, perché non si sa mai quello che può succedere, perché una persona si può anche dire di sì, ma poi cambia idea e via coi contenziosi, l'avvocato lo sa meglio di me. Di conseguenza, anche da questo punto di vista, l'educazione digitale sarebbe molto importante, perché il sistema delle recensioni è utile, indubbiamente. Le persone, quando scelgono un professionista di qualsiasi tipo, la prima cosa che fanno oggi è andare a guardare che cosa pensano gli altri. Lo facciamo noi quando andiamo su Amazon a comprare un libro o a comprare qualsiasi altra cosa in un e-commerce. Il sistema appunto delle review è stato implementato anche su Facebook nelle pagine per questo motivo, e quindi anche nei grandi portali di psicologi, dove appunto ci sono questi aggregatori dove tu cerchi lo psicologo, le persone cercano un professionista piuttosto che l'altro più per le recensioni che per chissà che cosa. Però è un meccanismo molto delicato, che quando lo vogliamo usare a livello personale / professionale sui social, dobbiamo stare attentissimi a quello che vi vogliamo, quindi dobbiamo stare molto attenti a tutelare la privacy e il segreto professionale delle persone che noi stiamo seguendo. Sì, poi parliamoci chiaro, ormai il curriculum professionale ha perso un po' di valore, secondo me. È chiaro che basta che io voglio sapere un attimo chi è appunto l'avvocato Steve Chizzoniti, sì, vado a vedere subito se su Facebook, cioè, o sui social, vediamo che cosa pubblica. Non lo so, è più diretto, è più immediato, è anche più, forse è anche più vero rispetto a un curriculum, no? Che uno trova sempre quelle informazioni standard, sì, che servono, però fino a un certo punto. Cioè, è chiaro che è cambiato veramente tutta la comunicazione, anche la ricerca, insomma, no, professionale, cioè, viene in mente, veramente le selezioni, secondo me, molte volte si vengono fatte a qualsiasi livello, anche passano anche attraverso i social. Io volevo, ho anticipato che volevo affrontare pure con voi il discorso dei minori e social, no? Io ho sempre questo pensiero, Steve, ho sempre avuto questa idea. Cioè, tutte queste foto di questi genitori che pubblicano foto dei figli quando mangiano, quando dormono, quando giocano, qualsiasi, cioè, ovviamente non oscurate, quindi assolutamente visibili, quindi è riconoscibile soprattutto. Con un'età di 6, 7, 8 anni, ci sono persone che io conosco che sono insomma, siamo amici su Facebook ormai da anni. Io ho visto crescere questi figli, cioè io ho proprio seguito la loro, tipo stile Grande Fratello, ho seguito la loro crescita. E pensate che ci sono stati dei casi in cui io ho riconosciuto i figli per strada proprio perché li conoscevo su Facebook, se no io non l'avevo mai visti mai in vita mia. Mi domanda, è un po' una domanda suggestiva, forse qualcosa era pure uscito, qualche articolo, non so se qualche sentenza, ma un domani un figlio, no, maggiorenne, può fare causa ai genitori perché praticamente arrivato a 19 anni scoprono che la loro vita, 18 anni, cioè, la loro vita è stata praticamente un grande fratello, è stata veramente tutta su internet con video, foto, cioè invece dell'album dei ricordi, no, è messo nel cassetto, è suggestiva come ipotesi, oppure non è possibile? No, guarda, è assolutamente possibile. Intanto ci troviamo in una terra di confine, perché questa è una tecnologia giovane, i social sono esplosi forse negli ultimi 15 anni, correggetemi se sbaglio. Sì, forse adesso stanno cominciando a esserci i primi ragazzi che, come dire, sono nati sui social. Sono nati. E quindi adesso stanno diventando, da qualche anno, forse pochissimi anni, stanno diventati maggiorenni, però anche loro sono cresciuti utilizzando i social, quindi questa remore, questo che lamenti tu, loro magari non lo lamentano. Non la percepiscono. Però io sono d'accordo con te, la vedo una cosa un po' terrificante, per quello che dicevo prima, perché tutto quello che tu pubblichi poi resta su internet, quindi io obiettivamente vado anche ad incentivare, ad aiutare, diciamo, persone malintenzionate che si trovano su internet, perché oltretutto si tratta, maggior parte dei casi, di profili aperti, quindi il malintenzionato, non voglio scendere nei dettagli, però il malintenzionato può partire, si scarica l'immagine che gli pare e se la tiene per sempre, poi non si sa neanche che cosa dove va a finire quell'immagine, perché tutto ciò che viene messo su internet praticamente diventa letteralmente pubblico, di proprietà pubblica, nel senso non di proprietà pubblica che interviene lo Stato, ma di proprietà di ognuno di noi, perché poi ognuno può esercitare questo dominio su quella cosa
e la può far girare, la può utilizzare, la può manipolare, può farci quello che vuole. Quindi immaginate la foto di un bambino che poi finisca nelle mani, cioè, di un pedofilo, sbagliate, voglio dire, sì, anche perché mettono foto di gente al mare e così via, cioè non scendo nei dettagli, però ci sono i rischi, ci sono, e questa è una questione dei genitori che devono essere molto, ma molto più responsabili. Purtroppo non c'è una normativa che vieta ai genitori di fare questo, chiaramente questo è vietato nei confronti di terze persone, quindi per esempio tu non puoi pubblicare le foto dei figli dei tuoi amici, voglio dire, questo è ovvio, però per quanto riguarda i tuoi figli, tu sei padre, esercita la patria potestà, la potestà genitoriale, come giustamente viene definita oggi, e quindi lo puoi fare, anche perché non è di per sé un crimine, però è una questione che bisogna affrontare con responsabilità e anche con molta, molta attenzione, perché, voglio dire, come dicevo prima, che la vita tradizionale si è trasferita sul mezzo elettronico, e questo vale per le buone cose, ma anche e soprattutto per le cose cattive. Quindi su internet si commettono tantissimi reati di tantissimi tipi, cioè tutti i reati che si commettono fuori si possono commettere anche su internet. Certo. E quindi questo espone tutti noi a dei rischi e dei pericoli, quindi bisogna stare veramente, ma veramente attenti, anche perché io dico sempre, una causa vinta, sapete qual è? È una causa evitata. Quindi bisogna sempre evitare di mettersi in brutte situazioni, bisogna prevenire, veramente sempre meglio che curare. Quindi non mettiamoci in questi guai, cerchiamo di stare più attenti, di assumere un comportamento più responsabile, e così evitiamo, anche se non abbiamo fatto niente, però evitiamo di doverci difendere, perché doverci difendere in Italia significa innanzitutto perdere tantissimo tempo, soprattutto se si tratta di un procedimento penale, diventa anche una cosa infamante, lo stesso processo è una pena, soprattutto quando si tratta di una persona innocente. Poi ci sono i costi connessi a questo processo, e quindi sottolineo che soltanto molto, ma molto recentemente in Italia è stato riconosciuto il diritto al risarcimento della difesa nel caso in cui una persona venga accusata e poi venga assolta, e quindi lo Stato, sempre entro certi limiti, comunque risarcisce le spese legali, ma fino a circa un anno fa non era così, quindi ti dovevi accontentare dell'assoluzione e basta. Quindi oggi Io invito tutti quanti a stare attenti, quindi prevenire è meglio che curare, nel modo più assoluto. Sì, sì, sono d'accordo. Sempre per restare in tema di minori, Rocco, come te lo spieghi il fenomeno dei youtuber, degli influencer minorenni? Ci sono tantissimi minorenni, no? che sono su YouTube, che fanno hanno centinaia di migliaia di follower, e monetizzano pure i canali monetizzano parecchio. Innanzitutto, come spieghiamo anche come si fa a fare soldi con YouTube, ecco, veramente volgarmente parlando, cioè come si può rendere monetizzabile un canale YouTube, e poi come ce lo spieghiamo questi da un punto di vista della comunicazione, perché hanno follower questi ragazzini che magari sostanzialmente non diciamo, forse dal punto di vista di adulti non dicono quasi niente di interessante, se non ad esempio fanno vedere come i videogame, come si gioca, come si supera un livello, no, di un videogame, fanno proprio le dirette mentre giocano, cioè, oppure danno consigli, veramente c'è di tutto ormai. Come questo fenomeno, come ce lo spieghiamo? Prima di tutto l'uso dei social, come abbiamo visto, gli stessi medici che cosa fanno? Lo vietano ai bambini, ai minori, perché noi non abbiamo uno sviluppo cognitivo adeguato per poter sostenere questo tipo di mezzo, questo tipo di medium. E di conseguenza, veramente diventa quasi una dipendenza. L'ultimo fenomeno, ora ci spostiamo un attimo da Facebook perché è importante parlarne, TikTok, quello è diventato il social dei minori. Cioè, tutti i minori stanno là, i maggiorenni poco e niente, e comunque se ci stanno i loro target sono veramente quasi minori, proprio perché sono i minori che sono più attratti di TikTok, che alla fine è un social del gaming, di questo giocare, per i quali i minori sono molto più attratti, perché là fanno le challenge, fanno le sfide, e quindi diventa veramente una droga andare lì a guardare tutte quelle cose che fanno, loro si mettono a giocare, e il succo, lo scopo del social è proprio quello, tenere le persone incollate. Se io tengo una persona incollata, ci metto le sponsorizzazioni e faccio soldi. Gli influencer su YouTube, ma su qualsiasi altro canale, come monetizzano? Allo stesso modo, fanno degli accordi
con YouTube, che YouTube metterà delle pubblicità. Se tu hai tanti follower e tanta gente che segue il canale, tu vieni pagato in base a quanta gente lo sta seguendo. È chiaro che se tu sei minorenne non è che puoi fare un tipo di rapporto commerciale così, dovresti avere dietro comunque un maggiorenne che lo sta facendo. Genitore, certo. Esatto, quindi è chiaro che qua c'è la compiacenza in ogni caso del genitore, anche perché non c'è una vera regolamentazione sull'accesso del minore su YouTube e via dicendo, e questo è il motivo per il quale vediamo tanti canali con minori, ma in teoria questa cosa andrebbe un pochino guardata meglio e approfondita, perché non è che i minori su Facebook e sui social possono accedere così facilmente, anzi, come vedete, anche sui siti spesso chiedono se sei maggiorenne, se minorenne e via dicendo. Quindi i social e internet in generale sta cercando di regolamentare questa cosa, ma siamo molto lontani da una vera applicazione, quindi un abuso generico c'è oggettivamente, e quindi i ragazzi che sono molto meno strutturati cognitivamente sono molto più preda di questa dipendenza da social. Sono gli adulti che sono dipendenti, che la sera stanno lì a scorrere Facebook, figuriamoci un ragazzino che appunto nativo digitale, soprattutto è nato in questa generazione social. Già noi della nostra generazione ci piaceva giocare al Super Nintendo e venivamo bollati per dipendenti perché giocavamo con le console. A pensare a quei tempi, mamma mia, eravamo veramente noi dei frequentatori di chiesa di tutti i giorni in confronto a chi oggi sta sui social, perché è incredibile il grado di connessione dei minori rispetto a quello che poteva essere una volta. Vedere i bambini al ristorante a 5 anni con il tablet mentre i genitori stanno cenando e pranzando è qualcosa di abominevole. E purtroppo, come diceva prima l'avvocato, il problema è sempre il discorso genitoriale, questa educazione che dovrebbe essere data già da piccoli, ma i genitori stessi siamo anche noi futuri genitori, via dicendo, siamo di quelle generazioni, siamo nati in un altro contesto, siamo nati con altre regole, abbiamo vissuto in un'altra epoca, quindi ci viene anche un po' difficile disciplinare un pochino meglio i figli da questo punto di vista, perché anche noi siamo suscettibili di questi mezzi. Come fai? Cioè, spesso i genitori che cosa fanno? Per fare stare il figlio buono gli danno il cellulare. Non sanno più che fare. Una volta li mettono davanti alla televisione o li mettevano a giocare al computer o gli dai il cellulare. Mamma mia, esatto, e tu lo fai. Devo dire che funziona pure, perché vedo che i bambini che fanno il macello poi si zittiscono, però tu stai facendo purtroppo un bel danno dal punto di vista relazionale, empatico, cognitivo e via dicendo. I medici infatti dicono che assolutamente non si dovrebbe dare prima di 12, 13, 14 anni addirittura, soprattutto non a 5 anni, quando vediamo bambini così piccoli in tenera infanzia che stanno attaccati ai videogiochi e via dicendo. Al massimo non i social, ma gli strumenti digitali possono essere usati per sviluppare, implementare le competenze cognitive, che appunto a livello digitale anche i psicologi le usano, e quello è un altro discorso. Io ho visto dei bei programmi per bambini che veramente aiutavano in maniera intelligente, come i sapientini quando eravamo piccoli noi. Esistono i sapientini digitali che sono un'altra cosa, cioè sarebbe bello usare strumenti di questo tipo anziché andare a entrare nel mondo di Facebook, rispolverare il caro vecchio Lego, la Lego, i mattoncini. Ora sembra che facciamo la figura di quelli retrogradi, ma in realtà cioè, su Facebook gira sempre un'immagine che mi fa molto ridere, perché è verissima. Cioè, se una volta le mamme cercavano di tenere i figli, cioè, avete mai visto quell'immagine dove ci sono i bambini che giocano, negli anni 80 giocavano al computer e la madre cercava di portarli, che uscissero, adesso è tutto al contrario. Siamo arrivati a un punto in cui veramente la madre ha difficoltà a trascinare i figli fuori, perché se stanno fuori sono tutti attaccati al cellulare. Anzi, col discorso della pandemia, forse da questo punto di vista la gente ha avuto, per spirito di positività, voglia di uscire, qualche ragazzino esce un po' di più, però bisogna stare attenti. Siamo in una situazione straordinaria. Esatto, quindi, e qui si stanno mescolando le carte in una maniera incredibile, anche perché noi sappiamo che per colpa della pandemia c'è la sindrome della capanna, le persone vogliono stare, non riescono neanche più uscire, il discorso degli hikikomori, quindi le persone che sono proprio i ragazzi, questa sindrome... Isolati, Esatto, isolati sono quelli che sono più suscettibili ai social, perché ormai vivono una vita virtuale, veramente la vita reale è diventata quella virtuale, quindi stanno in questa bolla di sicurezza in casa, è anche difficile tirarli fuori. La pandemia questo, da questo punto di vista, lo sta veramente peggiorando. E ritornando al discorso di prima, qua ci vuole un sostegno genitoriale, perché
La patria potestà chi la esercita? Chi è la guida di riferimento per i minori? I genitori. E gli psicologi dovrebbero sicuramente avere un po' più spazio, questa è una questione più governativa e regionale, però spero che nei piani alti si cominci a sensibilizzare da questo punto di vista, perché viviamo davvero un'emergenza nell'emergenza. Benissimo. Un'ultima domanda a Steve, e poi andiamo sulla conclusione. Sei gratis, chiediti perché. C'è un po' questo detto quando si parla di social network, no? Sei gratis, cioè, allora, Facebook è gratis, cioè non esiste nemmeno la versione premium a pagamento, cioè non so come dire. È una continuazione di questa frase. Sei gratis, il prodotto sei tu. Sei tu, il prodotto sei tu, il prodotto sei tu. Twitter è gratis, Instagram gratis, WhatsApp gratis, Telegram gratis, è tutto, tutto gratis, eppure queste sono multinazionali che fatturano miliardi, hanno migliaia di dipendenti, multinazionali, quindi non stiamo parlando di uno che fa volontariato e fa un'applicazione, no? Il nerd che fa un'applicazione e la mette a disposizione, ovviamente insomma, poi non riuscirebbe a resistere, non lo so, uno, due, non più di un paio di mesi. Queste sono multinazionali che veramente sono quotate in borsa, eppure è gratis, cioè io una società quotata in borsa ed è gratis per gli utenti. Allora, a quel punto, come diceva Rocco, no? Chiediamoci il motivo, forse i prodotti siamo noi, è vero, cioè nel senso che ormai siamo tutti profilati, cioè i nostri interessi, tutte le nostre frasi, stati d'animo, fotografie, ma è tutto in mano a loro. E che ci fanno loro? Questa è la domanda. Piccola parentesi prima. Perché Facebook ha comprato WhatsApp? Perché WhatsApp è sempre stato... Facebook ha comprato WhatsApp per profilare, perché fanno un'indagine su tutto quello che noi scriviamo su WhatsApp, in questo modo profilano i nostri interessi e li usano anche sui social, certo, dove monetizzeranno con le sponsorizzazioni. Quindi è tutto un sistema machiavellico da questo punto di vista. Sì, sì. Steve? Allora, guarda, dal mio punto di vista, la questione dei social non è... tanto una questione che, siccome, come dicevate voi, è gratis perché sei tu il prodotto, per la verità no, non è tanto che è gratis il social network, quindi tu utilizzi il servizio gratis, è diverso, tu stai lavorando per loro gratis, perché tu devi immaginare che questi social sono come per esempio un giornale, immagina che tu sei un editore e devi andare in stampa, tu devi riempire il giornale con gli articoli, le rubriche e tutto il resto, loro sono la stessa cosa, soltanto che i contenuti li creano gli utenti. E per loro glieli creano gratis. Bellissimo spunto questo. Sì, ma perché vai su Facebook? Per leggere le cose che la gente ci ha scritto, le foto che hanno postato e così via. Quindi chi sta sui social network lavora gratis per i social network. E quindi è un business geniale, perché come dicevi, sì, sono pure multinazionali, quotate in borsa e così via, ma loro, essenzialmente loro non fanno niente. Loro creano un'infrastruttura e basta. I contenuti li creano gli utenti. Quindi... la bellezza di Facebook la creano gli utenti e nessuno viene pagato per questo, a parte gli influencer che trovano il modo di monetizzare un po', però diciamo, questo è uno degli aspetti un po' più strani e stravaganti di questo sì, mondo. Sì, sì, è incredibile. Io una volta mi sono cancellato anni fa da Facebook, ma non so se qualcuno di voi ha provato a cancellarsi, non a sospendere l'account, perché mi pare che c'è una differenza, a cancellare l'account, ma è una cosa incredibile, è più facile uscire da una setta satanica che da Facebook, ti fanno 800 domande, ma sei sicuro? E poi, e tu vai avanti, sì, poi ti appaiono le foto dei tuoi amici, ti appare la foto di Steve Chizzoniti, la foto di Rocco Chizzoniti, dice, non potrai più avere loro aggiornamenti, sei sicuro? Vai avanti. Ieri ho assistito a una cancellazione... ho assistito a una cancellazione di un account di Prime, posso fare il nome tranquillamente, di Amazon Prime, cioè quindi di disattivazione del servizio Prime che è a pagamento. Ma io non so quante volte questa persona ha dovuto dire sì, ha dovuto premere sì, apparivano sempre pagine, sei sicuro, perdi questi privilegi, sei sicuro, ma sicurissimo, ma guarda che puoi tornare quando vuoi. L'ultima pagina, allora che fai, ritorni? Forse come, cioè, è una cosa che veramente è geniale per tutto questo meccanismo, perché in effetti quasi ti fanno venire i sensi di colpa di quella, no, è incredibile. Io sono d'accordo con te che hai dato un ottimo spunto illuminante, che veramente siamo noi i loro dipendenti che lavorano in forma gratuita, e devo dire la verità,
lavoriamo H24 per loro, sì. E nessuno chiede, nessuno si lamenta, non c'è un sindacato. Non c'è esatto, tutti contenti. Sono tutti contenti, assolutamente. Anzi, io vorrei sapere se sparisse un giorno Facebook, visto che è una realtà privata, potrebbe decidere domani di andare a fare cosa accadrebbe. Ma già vediamo ad esempio quando qualcuno viene disattivato l'account, certo. Cioè si fanno veramente c'è gente che perde le staffe, già mi hanno cancellato l'account, come è possibile? Da un punto di vista tecnico questo crea delle conseguenze, perché tu fai affidamento su social network, loro comunque si assumono un impegno perché ti devono mantenere tra virgolette online, quindi per esempio c'è gente che lo usa per lavorare, quindi se tu me lo chiudi oppure succede qualcosa, voglio dire, va down il sito, cioè io comunque subisco un danno, quindi queste sono le nuove frontiere del diritto. Certo. Quindi possono e devono avere delle conseguenze. Poi è chiaro che è una questione che siamo una terra di confine, una terra di nessuno, perché sono questioni nuove, non è che sono state ancora affrontate dal legislatore, dai tribunali, dalle corti. Però ci sono ampi spazi qua di crescita e per quanto riguarda il diritto, e le conseguenze non tarderanno ad arrivare. Sì, sì, sì. Ma poi infatti il problema è la regolamentazione ormai dei social, nel momento in cui tu hai un grosso pubblico, tu diventi veramente un canale mediatico come se fossi una televisione. Se io sono un grande influencer su Instagram che ho milioni di seguaci, io non sono più il piccolo professionista che ha soltanto il suo seguito tecnico, diciamo, di clientele e via dicendo. E divento qualcosa di molto più grosso, un broadcast. Divento come un emittente televisivo, un emittente radiofonica. Quindi io posso orientare le scelte e i consumi. Tant'è vero che ora si sta parlando del fatto che i social, tanto in Italia quanto negli altri paesi, andrebbero regolamentati perché tu puoi condizionare le scelte del mercato pubblico. Per esempio, la polemica che c'è stata recentemente, che ha scatenato un attimo Sanremo. Bravo, il fatto di Chiara Ferragni che invitava i suoi 30 milioni di follower, quanti sono, a votare il marito. Sì, lo puoi fare, però qua tu stai orientando qualcosa di molto più delicato. Quindi una regolamentazione ormai ci deve essere qui social, perché sono diventati dei veri canali, come le televisioni hanno delle regolamentazioni delle celaggi, come tutte le agenzie e via dicendo, ormai vale anche a quei livelli, non possiamo più esimerci. Ma qua la domanda potrebbe essere: il problema è l'influencer o chi si fa influenzare? Cioè, perché qua potrebbe essere interessante capire anche chi è che segue queste persone, cioè nel senso, magari è un mio diritto dire quello che voglio su un certo prodotto, è un mio diritto dire votate mio marito, e poi il problema se tu poi lo voti perché ti ho influenzato, non lo so, lì è veramente siamo al confine. Sì, possiamo veramente poi parlare di questo in termini anche in prospettiva, perché come diceva Steve, ancora è veramente giovane questa materia. Poi per esempio adesso siamo entrati in quella che io definisco la fase della censura dei social, e non nel senso di una censura esterna, cioè i governi che oscurano i social, no, adesso sono i social che oscurano gli utenti. Quindi pensate per esempio recentemente al caso delle elezioni americane, cioè l'oscuramento di un capo di Stato. Ora, voi vedete, si può essere d'accordo o non d'accordo con il personaggio, non è questo il punto, però ha il diritto un social network, quindi possiamo definire un editore, chi praticamente l'host di un sito, a dire che io non posso parlare, oppure a scegliere chi può parlare. Quindi questo vuol dire che domani si riserva il diritto di chiudere i profili, per esempio, di un determinato partito, e quindi favorisce l'altro partito. È una questione estremamente delicata, quindi siamo passati all'inizio da una situazione passiva dei social, cioè i social non facevano niente, ci fanno tutto gli utenti, adesso i social rivendicano una sorta di strapotere, e quindi si rivendicano il diritto di poter chiudere, di poter tappare la bocca, e quindi spesso questo ha delle conseguenze. Questo sta ingenerando un grandissimo dibattito a livello globale, quindi tendiamo un occhio agli Stati Uniti, perché tutte le innovazioni anche giuridiche arrivano da lì, loro affrontano sempre per primi queste questioni, quindi vedremo cosa accade là, e state tranquilli che poi l'Europa seguirà immediatamente. Sì, sì, mi riallaccio a questo discorso di Trump, ad esempio nel momento in cui un social network così famoso, che Twitter, che è forse più utilizzato in America che da noi, cioè nel senso che proprio sì, da noi pure, ma penso che da noi forse più Facebook, comunque un social network come Twitter, che
censura, quindi blocca il profilo di un presidente o di un ex futuro ex presidente degli Stati Uniti, e beh, già ti influenzo, perché vuol dire che per me sta dicendo delle cose da censurare, quindi sostanzialmente influenza le persone, come no? Quindi un social network privato che influenza milioni e milioni di americani. Cioè, beh, interessante come argomento, molto suggestivo, molto suggestivo. Va bene, allora... tempo è terminato, vabbè, insomma, sicuramente ci saranno altre occasioni per parlare, insomma, di web, sia da un punto di vista della comunicazione, sia da un punto di vista legale. Intanto grazie avvocato Steve Chizzoniti e il Foro di Reggio Calabria, grazie per essere stato qui, sicuramente, insomma, sei già precettato per altre webinar. Non c'è problema, con piena disposizione. Grazie per l'invito. Grazie ancora e grazie ovviamente a Rocco Chizzoniti, il collega psicologo, psicoterapeuta calabrese, vabbè, nello specifico di Reggio Calabria. Grazie Rocco. Grazie a te Marco, sempre un piacere. Allora, grazie a tutti quanti voi e alla prossima, sempre su questi canali di cui abbiamo parlato, sicuramente Facebook e YouTube. Grazie. Continueremo a fare gli schiavi di contenuti. Continueremo a lavorare per loro. Grazie e buona serata. Arrivederci.